Ciao a tutti ragazzi di YouTube, sono il vostro Cermatic, sono Matrix, sono qui oggi per questo nuovissimo video. Sono qui ragazzi per parlarvi delle novità proprio sul nuovissimo DLC di Rainbow Six Siege, che proprio oggi alle finali del torneo su Xbox One dell'ESL di Rainbow Six praticamente è stato finalmente fatto un annuncio, quindi abbiamo alcune informazioni, non tutte purtroppo, ma qualche piccola informazione sul nuovo DLC che uscirà. Allora, innanzitutto partiamo con il discorso di partire la data di uscita. Allora, il DLC per chi ha il Season Pass uscirà il 9 di maggio, quindi per tutti quelli che hanno il Season Pass potranno iniziare a usare i nuovi operatori direttamente al 9 di maggio. Comunque, come ha già detto anche la Ubisoft, praticamente sarà, dovrebbe essere come l'ultima volta, come l'ultimo DLC di Black Ice, quindi ci sarà un aggiornamento generale il 9 di maggio di cui si potrà già provare anche la nuova mappa, mentre gli operatori dopo potranno essere usati per chi non ha il Season Pass una settimana dopo. Hanno anche annunciato che da qui, dal prossimo DLC in avanti, usciranno ogni 3 mesi nuovi DLC, quindi questa è una conferma, si spera che sia così, ma vedendo anche gli ultimi DLC che sono usciti, purtroppo così non è stato. Ma vabbè, quindi cerchiamo di essere fiduciosi verso, diciamo, la Ubisoft, ecco, la casa produttrice. Comunque, partiamo con il DLC che si chiamerà Operation Dust Line, quindi tradotto praticamente in italiano Operazione Polvere, tradotto in italiano a livello della Ubisoft, ecco. Il nuovo DLC, da come hanno detto praticamente uno dei rappresentanti della Ubisoft nella live su Twitch, ha detto che avrà un'ambientazione quindi in Medio Oriente, quindi possiamo presumere, come dice anche il nome, potrebbe essere mappe desertiche o via dicendo. E oltretutto ha voluto anche affermare che noi, che eravamo abituati nelle ultime mappe ad avere un'ambientazione con molti colori freddi, quindi più scuri, in questa ambientazione avremo praticamente dei colori più caldi, essendo a tema, quindi desertico. Allora, come potete vedere anche delle immagini, che poi queste piccole immagini che vi farò vedere, i nuovi operatori saranno due, che usciranno e faranno parte della nazione americana e faranno parte dei Navy SEAL, che chiunque conosce, quindi non vi devo neanche stare a spiegare chi sono queste forze antiterroristiche americane militari. Allora, i due nuovi operatori si chiameranno Valkyria e Blackbeard, che praticamente vuol dire barba nera. Allora, Valkyria, per questo annuncio è stato annunciato che porterà uno SPAS 12 come arma principale e avrà come abilità le telecamere, praticamente che si potranno mettere in giro per la mappa, delle cam stick, come le chiamate loro, che potranno essere appiccicate in vari punti della mappa dovunque noi vogliamo. E oltretutto, leggendo sul blog della Ubisoft, potranno essere usufruite anche dai nostri compagni, che praticamente verranno collegate, dovrebbe essere, parlandoci chiaro, delle telecamere normali, sono delle telecamere che vengono piazzate in giro, in cui verrà fatto il collegamento automatico, come quando vedete l'animazione del cellulare per controllare le telecamere esterne o interne edificio. Quindi avremo un supplemento di queste telecamere che potremo piazzare ovunque per la mappa, specificato ovunque. Mentre per Barba Nera purtroppo non è stato parlato di una sua arma principale, ma hanno fatto chiaro che avrà il Rifle Shield, praticamente avrà una arma d'assalto in cui sarà piazzato un mini scudo che dovrebbe servire per evitare gli headshot. Quindi magari parleremo praticamente, vi farò vedere, ecco, di qualche piccola immagine, di qualche prototipo che vedrete qua sotto, di quello che potrebbe essere, ecco, quindi è un'idea, non sono immagini reali. Oltre a questo non hanno parlato niente oltre a lui, quindi sappiamo che questi due operatori avranno come arma secondaria la Desert Eagle, quindi un'arma molto potente, in più anche di Barba Nera. Avevano detto che probabilmente sarà un attaccante molto 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 forte, che sarà più per l'assalto molto forzato, ecco, avendo questo scudo nell'arma, quindi un operatore ad attaccante molto spinto. Oltre a questo, tutto questo praticamente ho trovato anche nel blog della Ubisoft, dove dicono che praticamente
potremmo vedere questi nuovi operatori all'opera e sapere tutte le altre notizie sul DLC che uscirà il 7 di maggio, quando ci saranno le finali delle SLL, praticamente del torneo di Rainbow Six Siege su PC. Questa volta il 7 di maggio potremmo vedere tutto il resto, praticamente vedremo i nostri due operatori all'opera e potremmo praticamente parleranno anche di tutto quello che sarà, di cui avevano annunciato anche questa nuova modalità che poteva essere, che magari ci parlino meglio di questa mappa, di cui mi potrei fare un'idea di cosa potrebbe essere una piccola casa in mezzo al deserto, via dicendo, e magari di vari gadget o magari cosa porteranno in questa nuova patch per sistemare il gioco. Quindi detto questo, ragazzi, io vi saluto. Quindi ci siamo praticamente, abbiamo passato ore io e Dark sola a guardare le live, aspettando l'ora fatidica dalle 5 che hanno iniziato quella loro live su Twitch. Hanno fatto l'annuncio alle 11 di sera, quindi immaginatevi quanto cazzo abbiamo aspettato. Mi terrò il più possibile aggiornato e vi terrò più possibili aggiornati anche a voi, ragazzi miei. Quindi, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace, commentate, ditemi anche voi cosa ne pensate, se avete qualche nuova notizia, vi dicendo. Se è la prima volta che vedete il mio canale o il mio video, quindi iscrivetevi se volete essere sempre informati. Io cercherò appena possibile di avere altre informazioni, comunque farò altri video. Noi, ragazzi, ci vediamo al prossimo video, quindi bella ragazzi e bella vita.